25esima domenica del tempo ordinario. Quindi tema scottante e attualissimo, quelli delle pagine della Santa Scrittura di questa domenica. La prima lettura parla del profeta Amos, un personaggio che è stato strappato dal suo lavoro quotidiano, era un pecoraio, faceva delle cose normalissime, il Signore l'ha preso e l'ha costituito suo profeta, cioè l'ha mandato in mezzo al popolo perché potesse dire delle cose che forse il popolo non voleva ascoltare. E si scaraventa contro le classi sfruttatrici dei poveri, rubando terreno, tassando ingiustamente. L'unica divinità di questi ricchi è il denaro. E termina con queste parole il profeta Amos nella pagina che ascoltiamo oggi. Certo, non dimenticherò mai le loro opere. Se dovessi parlare in certi contesti sociali e politici, mi troverei a mio agio con queste parole della Santa Scrittura, soprattutto del profeta. Noi abbiamo un sistema sociale, diciamo così, e politico, culturale di una certa raffinatezza, di una certa giustizia. Certo che le banche hanno praticato talvolta nel tempo delle scorrettezze piuttosto pesanti nel custodire denaro sporco, di cui tutti sapevano la provenienza ignobile. Ma è entrata una certa suefazione a dire cosa volete fare, affari sono affari. Dove sta allora, quando si pratica una certa giustizia negli affari, il problema per un cristiano? Come si deve porre il cristiano in tutto questo? Il Vangelo ci dice la stessa accortezza e anche la stessa scaltrezza che usi negli affari economici, praticala anche nel concepire questi affari. Sii scaltro intelligente nel capire il significato ultimo dei soldi, che ultimamente vorrebbe dire anche il significato ultimo della vita, perché in base alla concezione di vita che abbiamo, poi usiamo i soldi. Perché quando ti presenterai di fronte a Dio, non ti giudicherà se sei stato astuto e scaltro nel fare i soldi, ma che uso ne hai fatto di questi. Questa è la scaltrezza vera. Come li hai usati? Per che scopo li hai usati? Se hai fatto del bene a chi ti chiedeva, oppure lo scopo era solo quello di arricchirti. Teniamo presente la frase di San Carlo Borromeo, patrono della nostra diocesi, che sovente diceva: vedete, i soldi sono dei buoni, accettabili servitori, ma sono dei pessimi padroni.